aver rotto la mano a St. Moritz, non sono ancora in condizione di poter esprimermi al 100 sugli sci e sarebbe troppo rischioso per la mano, quindi stiamo aspettando e tergiversando un attimino. E comunque è importante stare con gli sci ai piedi, e quale miglior località di quella dove il sogno è iniziato. Quindi ho la possibilità di stare a casa, allenarmi la mattina, ricercare delle sensazioni con i lavori tecnici a bassa intensità che stiamo facendo, e quindi bene così. Un po' gonfia, ancora un po' dolorante, chiaramente penso che la frattura sia l'ultimo dei miei problemi, la botte invece in sé sta uscendo pian piano, quindi nonostante io la riesca a muovere bene ho comunque ancora un gonfiore, uno stato infiammatorio acuto, però bisogna stringere i denti. Prossimi appuntamenti: andrò ad allenarmi la prima settimana di gennaio in Val di Fassa e poi Sant'Anton, super G discesa, e poi Cortina, due super G e una discesa. La Schifrin la raggiungiamo o è difficile? Vediamo, chi vivrà giorno vedrà, giorno. È molto difficile perché lei è molto competitiva in tre discipline, al contrario mio dove invece sono competitiva in due, e quindi vedremo. Le Olimpiadi è il grande obiettivo. Sì, però intanto ogni tappa è un grande obiettivo, quindi me la vivo alla giornata.